L'incontro di oggi dal titolo Da quando siamo diventati nonni, la nonnità nel mondo che cambia, è organizzato dall'Associazione Prologo di Filiano in collaborazione con l'Associazione Onlus, genitori e figli per mano, con il patrocinio del Comune di Filiano. Io ringrazio voi presenti per essere qua e ringrazio la professoressa Andriana Steta, che è docente dell'Università di Macerata e fondatrice dell'Associazione Genitori e Figli per Mano, che ha sede legale a Macerata ed è costituita da genitori e da tutti coloro che fanno parte del mondo dei bambini. Io passo la parola alla professoressa perché ci farà un excursus sulla nonnità ed in particolare ci parlerà del ruolo dei nonni nell'educazione dei bambini e sui vari metodi pedagogici a confronto. Grazie, buonasera a tutti. Stasera questo incontro dedicato al concetto di nonnità sarà contestualizzato anche nei tempi che viviamo oggi. Qual è il ruolo dei nonni nella società odierna, se ci sono dei cambiamenti, se ci sono delle nuove dinamiche, delle difficoltà diverse rispetto a ciò che accadeva una volta. Due parole anche sull'associazione Onlus Genitori e Figli per Mano, della quale faccio parte. Associazione Onlus Genitori e Figli per Mano è stata prima a livello nazionale a mettersi in gioco e creare questo corso sulla nonnità, proprio perché noi stessi, ognuno di noi ha un ruolo professionale ma anche un ruolo privato come figlio, come genitore, e allora ognuno di noi si ritrova in una dinamica familiare dove esiste il ruolo dei nonni, sia se i nonni sono inesistenti perché magari non esistono più o perché sono lontani, sia se i nonni hanno un ruolo attivo per quanto riguarda la vita di una, chiamiamola, neofamiglia e le sue esigenze. Inoltre, oltre a questi vari corsi che sono pensati per i nonni, i genitori, i vari professionisti del settore, noi facciamo proprio delle attività con e per i bambini insieme ai genitori, perché la fascia d'età è 0-3 anni e voi sapete che i bambini 0-3 anni non possono essere lasciati incustoditi. Inoltre, questo è anche un modo in cui i genitori possono avere l'esperienza di prima mano come fare con i bambini così piccoli, cosa decisamente non fare, delle nuove idee sia per quanto riguarda comportamenti, attività da fare, modalità di comunicazione, perché anche questo è importante. Così abbiamo messo in piedi un'altra novità unica a livello nazionale, che è la playgroup d'inglese per i bambini 0-3 anni, che viene fatta in pianta stabile da settembre a giugno, seguendo il calendario scolastico, e naturalmente una cosa che è una grande differenza rispetto a tanta offerta che c'è, didattica che c'è in giro. Per i 0-3 anni insegnamento delle lingue straniere non c'è niente, specialmente non in pianta stabile gratuito, perché noi facciamo tutto in maniera completamente gratuita. Voi pensate che una lezione privata di inglese costa 20 euro e noi facciamo tutto in maniera completamente gratuita, dove il genitore ha la possibilità sia di mettersi in gioco insieme al proprio figlio, sia vedere, avere delle, tra virgolette, istruzioni come continuare il lavoro con il bambino a casa. Per lo stesso motivo noi facciamo anche altre cose che non sono così, insomma, clamorosamente nuove e diverse,
come laboratori creativi di riciclo, uscite. Durante l'estate adesso abbiamo avviato un progetto pilota dove tutte settimane andiamo con i bambini a fare delle gite che valorizzano il territorio ma che hanno un filone didattico. Così per l'estate che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un filone delle piante che crescono durante l'estate. Siamo andati a Castelluccio di Norcia, non so se avete sentito, una zona terremotata ma vicina nelle nostre Marche, dove c'è un spettacolo della natura quando c'è la fioritura della lenticchia, che fiorisce durante l'estate. Lenticchie che si mischiano insieme ai papaveri e ai fiordalisi. Siamo andati a fare un laboratorio creativo di dipingere i girasoli in compagnia di Van Gogh nel bel mezzo di un campo di girasoli, o a esplorare le piante di nuovo mondo, a cavare le patate, a mangiare mais e via discorrendo. Però torniamo a noi e al ruolo dei nonni di oggi. Oggi facciamo soltanto un excursus perché è un tema molto molto vasto dove si può spaziare su diversi argomenti. Iniziamo. A che cosa servono i nonni per i giovani genitori? Allora, ci sono talmente tanti aspetti che legano questo rapporto e la necessità di un rapporto attivo, dal desiderio di continuità, attaccamento, piacere della presenza dell'altro, empatia, identificazione, idealizzazione, altruismo, solidarietà, fino anche il lato più patologico, dipendenza, rancore, delusione, isolamento depressivo, eccetera. Praticamente spazia moltissimo il rapporto per quanto riguarda nonno e genitore del nipote. Ma per quanto riguarda i rapporti cosiddetti caldi, che vuol dire i rapporti, chiamiamoli così, normali, dove non c'è una patologia di mezzo, ma dove sono le comuni dinamiche quotidiane, abbiamo 5 funzioni che i nonni svolgono all'interno di una neofamiglia. Innanzitutto aiuto economico. E qua bisogna dire che in questi anni di una grandissima crisi economica che qualche economista non soltanto paragona a quella degli anni 30, ma addirittura dicono che supera quella degli anni 30. Lì il ruolo dei nonni è stato fondamentale, perché come voi sapete, tantissime famiglie senza la pensioncina di nonna, di nonno, non riesce ad andare avanti, e spesso un'unica pensione copre e mantiene tantissimi membri di una famiglia, spesso non soltanto la famiglia di un figlio o una figlia che ha dei bambini, ma anche se ci sono anche altri fratelli e sorelle che sono disoccupati o altrettanto con la famiglia, tutto ricade sulle spalle dei nonni. Supporto logistico. Spesso succede che se non ci sono i nonni non c'è neanche lavoro, perché quando si hanno i figli e per vari motivi questi bambini non hanno la possibilità di frequentare un asilo nido o non c'è la possibilità di avere una babysitter, se non ci sono i nonni, allora un genitore, e spesso la mamma, deve rimanere a casa a stare con questi bambini. Se ci sono nonni disponibili e in grado di stare con questi bambini, allora il genitore può lavorare. Sostegno all'identità di genitore.
questo aspetto qui è molto importante, perché in un momento in cui uno diventa il genitore e fino a ieri è stato figlio, non è un passaggio automatico, ma è un passaggio molto graduale e spesso ha bisogno di supporto di diverse figure intorno a sé, in primis i propri genitori, con il supporto psicologico che spazia dai racconti della propria esperienza da neogenitori, passando anche per ascolto e solidarietà nei momenti di difficoltà. Supporto affettivo, che è molto legato anche a quello per quanto riguarda l'identità di genitore, e testimonianza del valore della nonnità. Perché testimonianza del valore della nonnità? Perché ognuno di noi ha delle radici, e le nostre radici in primis sono i nostri genitori, i nostri nonni e così indietro. Avere un'identità e radici ben chiare sono dei fattori molto molto importanti che vengono supportati dalla nonnità, perché un nonno sa raccontare al nipote e ricordare al genitore chi siamo, da dove veniamo. Invece vediamo a cosa servono i nonni per i nipoti. Anche qui abbiamo cinque filoni, a partire dall'impersonare le radici e la continuità delle generazioni. Dunque, come abbiamo visto, non soltanto per i genitori, ma anche per i bambini, per i nipotini. Diversificare i modelli adulti di riferimento. Importante che i bambini hanno più persone nel loro mondo alle quali fare riferimento. Voi sapete che purtroppo oggi la famiglia è sempre intesa in maniera ristretta, nel senso madre, padre, bambino o i bambini, e il resto è tutto altro, quell'altro che noi sentiamo oggi anche attraverso telegiornali, che può insomma andare molto nel chiamiamolo il mondo dell'oscuro, perché tutto ciò che non è nostro intimo e conosciuto è qualche cosa da temere, di cui aver paura. Allora sembra che il mondo sia un posto spaventoso, e invece non è così. Grazie agli adulti di riferimento, a più adulti di riferimento che vanno al di là dei genitori, che include nonni, e io mi auguro che include per ogni bambino quattro nonni, è una ricchezza e una maggiore sicurezza per il bambino, oltre a un enorme supporto nel suo percorso di educazione e crescita. Offrire uno spazio di tolleranza e un rifugio, specie nei momenti di crisi. Il ruolo dei nonni è anche quello, quando ci sono dei scontri con i genitori, che i nonni possono fare non soltanto da mediatori, ma anche da un luogo dove il bambino può calmarsi, dove può aver tempo per ragionare, dove può sfogarsi, dove può ricevere il consiglio e dove può arrivare a ragionare per risolvere il proprio problema.
intrattenere, ma non intrattenere nella maniera patologica, come spesso si intende oggi: oddio, che cosa gli faccio fare a questo bambino, per carità, mai un momento di noia. No, intrattenere non vuol dire che appena il bambino non fa niente subito sistemarlo davanti al televisore o mettergli uno smartphone in mano. No, intrattenere vuol anche dire cucinare insieme una ricetta della quale non è famosa, o ad esempio raccontare un episodio che si tramanda nella famiglia o della propria infanzia. Anche questo vuol dire intrattenere, leggere un libro insieme, fare una passeggiata insieme. Tutte cose che sono dei contenuti che al suo interno hanno le molteplici funzioni e messaggi, non soltanto un unico messaggio, ma anche diversi indiretti, e tutti quanti portano verso la crescita con dei sani valori e principi. Fornire sostegno empatico, dare ascolto e essere presenti, che il nipote ha la certezza e può sapere: i miei nonni ci sono per me. Quando mi trovo nel momento di difficoltà, ci sono i miei nonni. L'identikit dei nonni di oggi. Allora, vediamo. Esiste una definizione o possiamo attingere da qualche statistica per quanto riguarda il mondo dei nonni? No, non esiste assolutamente una categoria omogenea. Perché? Possiamo e dobbiamo sempre prendere in considerazione sia l'età, numero, sesso dei figli, numero, il sesso dei nipoti, il tipo di famiglia propria dei figli, che può essere biparentale, monoparentale, divorziata, allargata, l'appartenenza socioculturale, il proprio percorso vissuto, l'area geografica che può cambiare in maniera diametralmente opposta il modo di vivere o la mentalità. Ci sono tantissime variabili da prendere in considerazione, e per questo non esiste una definizione unica, non possiamo catalogare in maniera, chiamiamola così, statisticamente definibile i nonni. Però quello che possiamo dire è che ciò che caratterizza i nonni di oggi che appartengono alla generazione nata a cavallo della Seconda Guerra Mondiale. Sono i figli del cosiddetto baby boom, del miracolo economico, e purtroppo, mentre per loro le condizioni di vita sono pian piano migliorate con gli anni e con la crescita, con l'avanzare dell'età, per i loro figli la situazione è diversa, perché nonostante hanno sono nati nel maggior grado di benessere e hanno spesso un livello di istruzione più alta, hanno meno successo nella vita, meno prospettive per il futuro, e i loro introiti in proporzione sono molto molto minori. Queste cose sono, diciamo, che a qualcuno fa differenza tenere presente queste variabili. Perché? Perché spesso capita nelle dinamiche familiari che la propria situazione viene vissuta in maniera tale che si entra nel ruolo della vittima, che danneggia poi i tutti, perché si comincia a vedere con un occhio diverso i figli, nel senso: mio figlio è un fallito, è un lavativo,
veramente non sta cercando molto bene il lavoro, a che cosa gli sono serviti tutti questi anni di studio? Questi pensieri sono nocivi, stigmatizzano il figlio, si ripercuotono sul rapporto con il figlio, la figlia, e naturalmente danneggiano tutta l'atmosfera familiare. E sapere che non è che il proprio figlio, con tutti gli studi che ha fatto, alla fine non è riuscito, dopo aversi laureato in medicina, non è riuscito a trovare il lavoro da medico, ma che purtroppo funziona così, non soltanto a livello nazionale, ma anche a livello globale, che a differenza di una volta, quando un percorso di studi e alto livello di istruzione automaticamente garantiva il posto di lavoro, oggi questa formula non vale più. Poi un altro trend che abbiamo oggi, che caratterizza la nonnità, è il minor numero di nipoti per ogni nonno. Sappiamo bene che la natalità è calata di molto, dovuta ai vari fattori, tutti collegati tra di loro, come ad esempio anche il fattore della grande crisi e di magari vivere mantenendosi appunto con la pensione dei nonni, dei genitori, e allora i figli o non si fanno o si fanno un figlio e dopo si pensa un miliardo di volte, sia per il primo sia per avere il secondo, molto molto travagliata come decisione. E per questo ci sono delle situazioni, mentre una volta c'erano talmente tanti nipoti che uno non si ricordava più neanche i loro nomi, oggi si hanno le situazioni dove c'è un unico nipote e ci sono quattro nonni. Anche questo è un fattore importante. E poi c'è anche, come avevamo anticipato, questa idea della famiglia che includeva, specialmente negli anni 80 e 90, il sinonimo di una famiglia era genitori con i figli, basta. Invece oggi, grazie a questo rapporto di interdipendenza, o meglio di dipendenza delle generazioni più giovani dalle generazioni meno giovani, porta sì che il rapporto di famiglia di nuovo viene allargato come lo era una volta. Però mentre una volta faceva parte proprio di, come dire, antropologicamente, a livello sociale era normale, oggigiorno non è più così normale, ma è diventata una necessità, ed ecco perché dell'inversione del trend che era già cambiato. Dicevamo che i nonni di oggi investono molto nei confronti sia di figli sia di nipoti. È una generazione che viene molto più responsabilizzata, e diciamo che la cosiddetta terza età, ma voi che siete nonni, io non definirei nessuno di voi terza età, vi si dà una nuova responsabilità che prima non c'era più, perché una volta arrivati all'età di essere nonni ci si aspettava dalla prole di occuparsi dei nonni, e nonni potevano godersi il meritato riposo, ecco, dove loro avevano, ecco, fatto un lavoro di sacrifici, una vita di sacrifici, di lavoro, ed era arrivato il momento in cui gli era dovuto il rispetto,
ma non c'erano più aspettative nei loro riguardi, mentre oggi è cambiato. Oggi diventi nonno e automaticamente ci sono nuove aspettative e nuove responsabilità. Se vogliamo scherzare, hai lavorato una vita? Devi continuare. Cambia lavoro, ma continua. Esatto. Allora, a seconda del grado di coinvolgimento, abbiamo quattro tipi di situazioni e di definizioni dei nonni. Ci sono i nonni genitori, nonni supporto, nonni renitenti e nonni distanti. Nonni genitori sono quei nonni che per vari motivi, anche se non sono genitori più biologici, hanno i figli cresciuti, purtroppo diventano i genitori effettivi per la seconda volta. E ciò, quando non si va nel patologico e nei vari, insomma, i rapporti intrapersonali e psicologico-emotivi che c'è tra genitore nonno e genitore figlio del nonno, succede per i motivi di lavoro, che purtroppo non c'è la possibilità dell'asilo nido, della babysitter, però c'è esigenza di lavoro e allora capita che i bambini stanno tutto il giorno con i nonni, da quando si svegliano fino a quando non vanno a dormire, ed effettivamente il care principale del bambino diventa il nonno e non più il genitore. E allora queste persone, ahimè, diventano nonni genitori. Nonni supporto sono quelli nonni che sono molto presenti perché magari abitano vicino, sono in forza, hanno possibilità sia fisiche che economiche stanno con i bambini nelle diverse modalità, ma non in una fascia oraria tale da ricoprire, per così dire, 24 ore su 24 con il bambino. Nonni renitenti sono quelli nonni che dicono: figli li hai voluti tu, io ho fatto tutto da solo, adesso tocca a te fare da solo e io voglio godermi la mia vita. Ci vediamo per Natale, per Pasqua, per le vacanze, ma come me la sono cavata io, adesso te la devi cavare anche tu, perché non compete a me occuparmi dei tuoi figli. Non bisogna mai giudicare. Nonni distanti sono quei poveri nonni che magari i figli, per i motivi di lavoro di un futuro migliore, si sono trasferiti all'estero e i nonni sono rimasti qua. E questi sono i nonni che vedono i nipoti attraverso e grazie alle moderne tecnologie come Skype, come WhatsApp, e quando ci sono le possibilità vanno a trovarli una volta all'anno o i figli vengono a trovare loro una volta in 1 o 2 anni, a seconda delle possibilità economiche. Allora, occuparsi di bambini è uno degli sport più faticosi. Questa slide è così piena perché ci ho tenuto molto che potete leggere tutto ciò che è scritto lì. Ossia, quanto è importante fare chiarezza e parlare chiaro con i figli. Prima chiarire idee in testa a se stessi e poi comunicarle agli altri. Sono stanca? Non ce la faccio? Ho subito un lutto e adesso non è il momento? Sto ancora lavorando
E allora quando torno dal lavoro non riesco proprio fisicamente a occuparmi anche dei nipoti? Queste cose bisogna dirle, bisogna metterle in chiaro. E se oggi la situazione è così, domani può cambiare. Sono andata in pensione, adesso sono più libera e mi posso occupare di nipoti. Adesso ho fatto la terapia, di nuovo sto bene e non portarmeli tutti i giorni, però posso insomma occuparmi di loro durante il weekend o un giorno alterno. Bisogna sempre parlare chiaro con i nipoti, con i figli, con i generi, le nuore, con tutti. Anche perché la comunicazione è importante. Fraintendimenti, sapete benissimo che capitano, sono all'ordine del giorno sempre. Nessuno legge i pensieri e i nostri bisogni spesso si scontrano con quelli degli altri, non sono gli stessi bisogni. Se il figlio ha bisogno di avere qualcuno che li guarda i figli fino alle 6 perché l'asilo offre il servizio fino alle 4 e voi dalle 4 alle 6 fate insomma un'altra cosa alla quale non vorreste rinunciare perché per voi è importante, bisogna dire questo. Perché i vostri bisogni non sono meno importanti di quelli degli altri e non vi aspettate che qualcun altro indovinerà i vostri bisogni se voi non glielo dite. Ecco un esempio concreto di questa scrittrice Sheila Netzinger, che scriveva proprio i libri sulla genitorialità, si occupava di temi che spaziava dalla gravidanza, passando per gli argomenti della genitorialità. E lei scrisse: quando sono diventata nonna, non avevo le idee chiare su come svolgere questo ruolo o sulle aspettative di mia figlia. Di certo non avrei saputo come parlarne, speravo solo che tutto sarebbe venuto da sé. Ho affrontato così una delle transizioni più importanti della vita di una donna senza sapere quali fossero le conseguenze o le difficoltà, né che cosa desiderasse mia figlia. Parlare vuol dire anche non soltanto chiarire e sapere com'è la situazione, ma anche prevenire. E la prevenzione è importante e spesso è molto meno impegnativa e dolorosa e non dopo curare e risolvere delle situazioni che si possono creare. Allora, la complessità dei processi in gioco può essere più o meno marcata a seconda delle storie individuali e dei contesti sociali e a seconda del numero e dell'intensità degli altri cambiamenti che spesso accompagnano il nuovo ruolo. Ciò vuol dire che la situazione, la storia di ognuno di noi è unica e non esiste una formula magica universale che risolve i problemi di tutti, ma purtroppo ognuno di noi si deve mettere in gioco, mettercela tutta per riuscire a gestire la propria di situazione al meglio. Bisogna prendere in considerazione alcuni fattori che spesso sia i noni stessi sia i loro figli e affini dimenticano e non ci pensano. Allora, uno di questi fattori è l'età in cui si diventa nonni. È un'età di per sé molto molto importante. Perché? Perché è un'epoca in cui avvengono diversi cambiamenti. Dalla menopausa e andropausa, alla fine di un ciclo e percorso lavorativo, è un'età in cui
succede spesso che cominciano ad arrivare delle malattie croniche, è un'età in cui spesso accade che cominciano anche a lasciarci delle persone care, è un'età in cui dobbiamo far fronte anche con i nuovi ruoli dei figli. I figli che vanno via di casa, i figli che si sposano, i figli che diventano genitori. Sono tutte situazioni molto molto stressanti anche per i nonni, anche loro lo devono elaborare e abituarsi, accettare. Perché? Perché capita che una situazione a casa accade all'improvviso, accade che prima si aveva un rapporto con i figli che si vorrebbe mantenere ma non è più possibile. Capita anche che non si può scegliere la nuora o il genero e che magari la persona scelta dai figli a noi non piace, però bisogna accettarlo. E non è che si accetta così. In un attimo, sono tutti processi psicologici che logorano anche a livello fisico. Perché? Perché non si è più giovani, perché si hanno anche tante altre situazioni da gestire in contemporanea. Allora bisogna usare molta molta empatia sia con se stessi, sia gli altri devono usarla con i nonni. E cercare di capire anche i nonni, non soltanto si aspetta che i nonni capiscono gli altri, ma qualcuno deve capire anche i nonni. Molti studi mettono in evidenza come un periodo di transizione possa anche essere l'occasione per un ulteriore sviluppo se la persona ha a disposizione le risorse personali e sociali che le permettono di gestire le novità, attribuendo loro un senso evolutivo rispetto al proprio percorso di vita. In mancanza di tali risorse, gli individui rischiano al contrario di diventare più fragili e di incontrare serie difficoltà nell'affrontare le sfide della vita quotidiana. Che cosa vuol dire? Vuol dire, e qua l'immagine lo illustra anche, non smettere mai di studiare, non smettere mai di metterti in gioco. Gli ultimi studi, ma sono delle pubblicazioni uscite anche nei giornali italiani generali di recente, che stare insieme ai bambini piccoli allunga la vita, non soltanto allunga la vita, ma se noi siamo in un rapporto attivo con i bambini, allora abbiamo anche la minor incisione i tempi vengono posticipati per quanto riguarda ammalarsi delle malattie come Alzheimer, come Parkinson e altre malattie degenerative. E poi perché? Perché grazie ai bambini noi rimaniamo attivi sia a livello fisico sia a livello mentale. Ed è una cosa molto molto importante, perché voi sapete, chi non ha un amico che a un certo punto per vari motivi si è lasciato andare e l'avete visto invecchiare di colpo, la persona che magari è anche più giovane di voi, quando lo vedete o chiunque vi vede insieme pensa che quello ha 20 anni più di voi. Questa è una cosa anche, diciamo, provocatoria. Diventare nonni non è una libera scelta. Di fatto voi non l'avete scelto, ma siete messi davanti a un atto compiuto. E allora o lo accettate o lo accettate. Ed è perciò un ruolo dipendente da altri, in quanto nonno in quella situazione non è attore principale, ma è un attore secondario e bisogna prenderne consapevolezza. Ed ecco, parliamo di potenziali sorgenti di tensione che possono nascere.
all'interno di questo rapporto tra i nonni e i genitori dei nonni, dei nipoti. La gestione dei confini tra ruoli, la delusione delle aspettative e i contrasti in materia di educazione. Io penso che chiunque diventa nonno si trova a riflettere su ognuna di queste tre problematiche, perché o si trova in una situazione del genere direttamente o indirettamente lo vede anche nelle situazioni con i consuoceri o altri amici e parenti che hanno i nipoti. Per quanto riguarda i confini tra ruoli, sappiamo bene che nonni sono nonni e genitori sono genitori. Ciò vuol dire la decisione dei vostri figli per quanto riguarda i nipoti vengono prese per verità assolute, nel senso voi dovete rispettare le decisioni dei vostri figli, perché non rispettando tali decisioni voi mancate di rispetto anche ai vostri figli e danneggiate non soltanto loro ma anche i vostri nipoti e il rapporto sia con i figli sia con i nipoti. Allora occhio a sapere sempre qual è il vostro posto. La delusione delle aspettative. Se nel primo caso spesso capita che non si ha abbastanza fiducia nei propri figli e nelle loro capacità come genitori, come futuri genitori, nel secondo caso magari uno, non dico sopravvaluta i figli, ma si crea dei film in testa che magari non corrispondono al vero, per vari motivi. Bisogna essere molto realisti e non avere delle aspettative, nessuna aspettativa, perché ne uscirete sempre feriti, feriti e in una situazione spiacevole o di polemica o di dispiacere. Avere delle aspettative è inutile, è dannoso, perché i vostri figli sono i genitori e loro crescono, i vostri nipoti. Voi date supporto basato su ciò che loro vi chiedono, ma sono loro quelli che guidano la situazione in questo caso. E qui ci siamo per quanto riguarda anche contrasti in materia di educazione. Per esempio, diversi genitori oggi cominciano sempre di più a informarsi su vari argomenti, perché è ciò che ogni genitore dovrebbe fare. E spesso si sente, mi viene raccontato dalle mamme che frequentano l'associazione, ma anche da quello che vedo in giro, c'è proprio scontro con le proprie mamme o con le proprie suocere, perché quando erano giovani loro l'avevano fatto in un modo e si faceva in un modo, e allora si aspetta e bisogna fare così anche con i nipoti. No, i tempi sono cambiati. Purtroppo, quando ci sono anche delle cose che voi vedete che non vi piacciono, lo potete dire in una maniera garbata, in un momento opportuno, ai genitori del nipote e a casa vostra eventualmente farlo in un modo, però a casa
dei vostri figli, quelli che comandano sono loro, non siete voi. Se per voi, per dire, era normale che alla prima cosa che il bambino non faceva come gli si diceva, se gli si dava una scolacciata, e i figli non vogliono fare la scolacciata ma prima vogliono adottare altri metodi, voi dovete rispettare la loro scelta. È una scelta educativa in un momento neutro, se ne può discutere di perché di questa scelta, ma finisce lì. Massimo rispetto anche delle scelte educative. Voi avete cresciuto i vostri figli come credevate meglio voi, loro cresceranno i loro figli come loro meglio credono.